Al telefono con il primo cittadino di Gazzaniga, Mattia Merelli, facciamo il punto della situazione dovuta ai danni che avete registrato a causa del maltempo di ieri. Sì, buonasera. Questa mattina abbiamo fatto un po' quello che è la ricognizione. Ieri siamo intervenuti tempestivamente per risolvere i primi problemi di viabilità. C'è stata la causa di alcune voragini. Abbiamo asfaltato prima delle 18, quindi la circolazione è stata riattivata subito. Abbiamo messo in sicurezza i punti critici. In pratica, l'acquazzone non ha fatto altro che mandare, diciamo, in allerta quello che è la rete fognaria, che era giustamente dimensionata, ma l'alta carica di acqua l'ha messa in pressione. La pressione ha fatto saltare in un punto del centro del paese una parete che, diciamo, è sfociata al di sopra dell'asfalto, sollevando circa 30 metri quadri di asfalto che è rimasto sollevato. Da qui tutti i disagi di conseguenza. Questo è un intervento. Poi abbiamo fatto questa mattina i sopralluoghi per verificare le frane attive che già ci sono sul territorio. Abbiamo dato adesso l'incarico subito anche ai geologi e ai tecnici per il monitoraggio. C'è stata una piccola frana nella frazione di Orezzo che è ben visibile, ma non preoccupa tanto lo smottamento in sé che ha causato, ma la frattura più a monte che ha creato, diciamo, un principio di smottamento di un fronte più ampio. Quindi tuttora, oggi, in questo momento, stanno ancora lavorando sia i tecnici di Uniacque assieme agli operai del comune e gli operai di Uniacque per ripristinare quello che è la situazione sul tombotto, mentre il resto sono sul territorio per fare le indagini. E i locali che sono rimasti allagati? Ieri abbiamo fatto anche la richiesta dell'intervento della Protezione Civile, è arrivata sul territorio la Protezione Civile di Alzano, che ha dato una mano a, diciamo, le situazioni più critiche. Alcuni operatori commerciali avevano alcune cantine legate con anche della merce. Diciamo che a ieri sera la situazione era, diciamo, già quasi sotto controllo. Ecco. Fortunatamente l'alluvione, diciamo, è avvenuta in un breve tempo, poi il tempo è stato clemente, quindi ha permesso, diciamo, ai volontari e a chi si adoperava per pulire, diciamo, il tutto. Diciamo che la situazione attualmente è sotto controllo. Stiamo monitorando sempre assieme alla Protezione Civile, cercando di capire eventuali futuri nuovi interventi.